Allora, siamo qui a Milano con Claudio. Claudio Sì, Sibilia, che buonasera a insieme a... tutti. Sì, sono Claudio Sibilia, sono vicepresidente dell'associazione ADP, Diritti e Protezione, che ho fondato insieme al presidente attuale che è Giovanni Aurea, un mio collega. Siamo due dipendenti del Comune di Milano e lavoriamo per la Polizia Locale di Milano. E con una lunga esperienza sindacale alle spalle abbiamo deciso di portare avanti una questione, associazionistica di volontariato, che da cui è poi scaturita un'ulteriore associazione di tipo sindacale, ma che ha altri indirizzi rispetto all'associazione a cui tengo maggiormente e che è in grado di portare avanti il discorso che mi interessa insieme a Giovanni Aura. In pratica forniamo assistenza legale. L'associazione verte essenzialmente sulla possibilità di poter dare a chiunque assistenza legale su qualunque, quasi praticamente qualunque argomento. Cioè, sanzioni amministrative volgarmente chiamate Sì, beh, noi multe. siamo saliti alla ribalta della cronaca a causa di un articolo di un quotidiano che ci presentava praticamente come i vigili che facevano fare ricorso contro le multe. In realtà la questione è estremamente più complessa. Chi si presenta da noi, utilizzando il servizio legale, può avere un patrocinio su quello che meglio crede, su ciò che gli interessa. Però di fatto è soltanto una piccola Per parte esempio, questa. domanda, c'è qui un ragazzo peruviano, no? Giusto? Sì, Quanti assolutamente. peruviani avete iscritti? Un No, 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 sacco di ce ne sono, sì, peruviani, c'è una discreta comunità peruviana che si è iscritta all'associazione per tutta una serie di motivi e che praticamente perché stiamo sono sostenendo vessati dal da. comune? Ma dal comune, dai datori di lavoro, piuttosto che da condizioni contrattuali problematiche, piuttosto che alcune situazioni un po' drammatiche dove sono verificati situazioni di razzismo che stiamo seguendo anche in sede legale, quindi operiamo per chiunque, non è un problema, non siamo chiusi a nessuno, Voi chiunque avete può tutti i tipi di partecipare. avvocati Sì, abbiamo 6 o specializzati? 7 legali convenzionati con noi che ci consentono di portare avanti in maniera un pochino più rivoluzionaria rispetto ad altre associazioni o soprattutto sindacati le proprie necessità, in quanto forniamo in linea di massima fino al primo grado di giudizio un'assistenza pressoché gratuita col pagamento di una quota associativa che può essere mensile, annuale, semestrale, a seconda dei casi che vediamo, li valutiamo e cerchiamo di portare avanti le istanze delle persone e fornendo loro appunto questa assistenza convenzionata che ci permette di abbattere i costi in maniera enorme. Poi se poi si deve andare agli altri successivi gradi di giudizio, si pianifica con la persona la necessità di proseguire o meno, gli eventuali costi che sarebbero comunque abbattuti in gran parte anche al secondo grado, in molti casi, e così via. Senti, Quindi domanda. In realtà non si arriva mai al secondo grado perché voi siete molto 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 bravi, io da giurista l'ho visto, l'ho verificato, nell'autotutela. Voi fate degli iscritti in autotutela a cui il comune anche. o, aspetta, l'Agenzia delle Entrate presenta le proprie richieste sempre con una marea di vizi di forma, e il comune idem. E voi siete molto bravi non solo a sottolineare i vizi di forma, ma anche l'illegalità, per esempio, voglio fare un esempio diciamo più importante. L'ATM ha un appalto dal comune per fare le multe sulle strisce blu. Succede che il comune mette a preventivo nel suo bilancio il fatto che deve ricevere Non un tot. ufficialmente, ufficialmente non c'è No, un c'è un. bilancio che includa cioè le sanzioni amministrative al codice della strada, però di fatto C'è è un una bilancio del sostanza che comune in cui il comune si viene aspetta che per il indicata. 2024 riceverà, che ne so, 10 milioni di Una euro delle previsione, sì, multe, che no? non è messa a bilancio, però loro prevedono di incassare Però soldi. da qualche parte è Loro, scritta, no, no? no, loro sanno esattamente che possono Questo cosa incassare vuol dire? 150 milioni Cosa di vuol euro di dire? Che multe, il certo. comune non è senza conflitto di interesse nel momento in cui spinge per fare le multe. Ha dato in appalto all'ATM per fare le strisce blu. Secondo voi, quelli dell'ATM fanno le multe anche sulle strisce gialle? Sì, le fanno. E sono legali? No, sono illegali. Il comune non lo sa? È il comune che spinge quelli dell'ATM a fare le multe sulle strisce gialle. Che succede? Che il comune fa dei calcoli statistici, come tutti, diciamo, i cosiddetti pseudo imprenditori. Se
solo il 10% dei cittadini fa ricorso perché un ATM ti ha fatto la multa sulla striscia gialla e vince il ricorso, lo vince alla grande, ma è solo il 10%, il 90% paga. Paga. Quindi il comune ci guadagna anche con un 10% dei ricorsi. E In realtà la cosa è anche più complicata, nel senso che nel caso specifico, che cito e chiudo tranquillamente subito, gli ausiliari fanno teoricamente soste ovunque, quando in realtà sono destinati soltanto alle strisce blu, approfittando di una, non di un buco normativo, di un appalto che secondo il comune glielo consentirebbe, ma in realtà non è così, è una situazione estremamente complessa. Però per dire che questo, per esempio, è una cosa su cui poi si può valutare un ricorso, quindi uno può decidere di pagare o meno, però se vuole ricorrere ci sono comunque delle cose su cui ragionare per cui si possa fare. Poi lui è ferrato e parla in maniera anche sostenuta su tutto questo, anche perché il nostro attuale consulente per quanto riguarda la gestione delle sanzioni amministrative al codice della strada, le ingiunzioni e anche altre cose, perché abbiamo intenzione di sviluppare una collaborazione con lui, che spero che sia proficua, perché sembra che effettivamente di normative e giurisprudenza ne sappia Allora, abbastanza, sicuramente molto più di quello che me. volevo dire esattamente è che Questa cosa ogni qua. norma, adesso parliamo di questa cosa, ogni norma nell'ordinamento giuridico non ha valore di per sé, ha valore nell'insieme delle altre norme giuridiche. All'interno dell'ordinamento giuridico ci sono norme che hanno più valore, a prescindere che siano costituzionali o meno. Cioè, le norme su cui si basa l'ordinamento giuridico, su cui esiste la cosiddetta ratio, la madre di tutte le ratio, che ne so, l'ordinamento giuridico esiste in quanto vi è un patto sociale silenzioso fra cittadino e istituzioni, tale per cui la giustizia non deve essere denegata, cioè non si può non avere giustizia, se no il patto sociale sarebbe rotto e allora ci sarebbe la giustizia medievale, per cui ognuno cercherebbe giustizia attraverso un boss mafioso o i bravacci del Manzoni, o attraverso qualsiasi situazione di monopolio della forza. Allora, in teoria, il patto sociale su cui si basano le istituzioni, cioè la figura fittizia giuridicamente dello Stato e delle istituzioni del comune, esiste solo perché c'è il patto sociale. Se il patto sociale è violato, non ha senso che esista lo Stato o il comune. Cioè, se ti tolgono la giustizia, cioè tu non puoi avere giustizia, perché ne so, una multa illegale. Non puoi avere giustizia perché ti hanno aggredito in mezzo alla strada, si rompe il patto sociale. Per cui le norme che sono a fondamento del dare giustizia valgono di più delle altre, perché se non c'è la giustizia non c'è il patto sociale, non c'è l'istituzione e la figura dell'istituzione non esiste, quindi tutte le norme non hanno valore. Le norme hanno valore solo se convengono sia alla figura fittizia dello Stato che al cittadino. Quindi questo per dirvi cosa? Che la norma più importante di tutte è che la legge non ammette ignoranza. Questa è la norma base. La legge non ammette ignoranza, non è una cosa punitiva. Vuol dire che non ammettere ignoranza vuol dire agevolare l'informazione. Cioè, se non puoi essere ignorante, vuol dire che dalla nascita fino alla morte lo Stato ti deve garantire le informazioni. Lo Stato attraverso chi? È una finzione giuridica, lo Stato, attraverso i propri dipendenti e i dirigenti. E questo per dire cosa? Che tanto è vero che nelle lettere che vi mandano le cosiddette multe, sanzioni amministrative o che vi manda l'Agenzia delle Entrate, per legge loro sono obbligati, ma soprattutto perché la legge non ammette ignoranza, a scrivere per filo e per segno, pedissequamente, come dovete fare il ricorso. Se non c'è scritto pedissequamente come dovete fare ricorso all'Agenzia delle Entrate o al Comune per la funzione amministrativa, quella missiva che vi mandano non ha valore. Questo perché? Perché la legge non ammette ignoranza. La legge non ammette ignoranza equivale a dire che lo Stato, attraverso i suoi dipendenti, è obbligato a informarvi. Ora, per dirvi il lavoro pazzesco che stanno facendo lui e Giovanni, questi due vigili urbani, Questo però è complicato. Nel creare quello che hanno creato, questa associazione che aiuta i cittadini, l'hanno talmente colpito nel segno che il comune, attraverso il comandante dei vigili, li ha fatti oggetto di provvedimenti disciplinari solo perché loro esistono, solo perché loro fanno parte dell'associazione, solo perché Giovanni Aurea ha fondato l'associazione e deve firmare. Vi faccio un esempio qua. Questo
Questo è un tentativo di procedimento disciplinare al suo collega Giovanni Aurea. Tentativo. Nello specifico, l'agente, lui è stato trasferito per, anche per motivi disciplinari, per, perché fa parte dell'associazione. Però ha parlato di mobbing. Sì. Trasferimento, sì, ma, messo in trasferimenti, mi continua a trasferire un po' un problema. Declassamento. Due trasferimenti. Comunque vado veloce, nello specifico l'agente Aurea Giovanni, cioè il suo collega che ha fondato l'associazione, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, denominata DPL, in data 7 giugno 18, presentava in nome e per conto del signor Bono Maurizio un ricorso al giudice di pace di Milano, avverso un'ordinanza di ingiunzione emessa dalla prefettura di Milano relativa alla violazione di quell'articolo 173 del codice della strada, contestata dalla polizia locale di Milano a mezzo verbale bla bla bla. Si evidenzia che l'eventuale accoglimento del suddetto ricorso determinerà un mancato introito per le casse comunali. E qui già siamo al concetto che è un mancato introito, che cos'è, un imprenditore? E si rileva anche su delega della prefettura la difesa della procedura dell'ordinanza di ingiunzione davanti al giudice di pace è stata affidata al personale della polizia locale. Quando voi andate al giudice di pace e state contestando una multa, vi trovate di fronte una vigilessa che viene in borghese e fa finta di essere l'avvocatessa del comune. Questa è la prassi, no? Sì, si presenta un agente di polizia locale. In borghese? Sì. Spacciandosi per l'avvocato del comune. Ma si presenta anche, la cosa particolare è che l'autorizzazione a presentarsi per conto della prefettura, per esempio, che è un leggero conflitto di interesse dal punto di vista personale. Di fatto sì. Spesso contumace se sanno che quel giudice è loro favorevole, se no io ho difeso io contro il giudice, al giudice di pace per delle multe illegali e quel giudice mi ha dato ragione per me, per i miei amici che ho difeso, semplicemente perché ha esercitato la legge. Pertanto, considerando che l'agente Aurea appartiene al medesimo corpo di polizia locale e quindi riveste anche voi l'agente di polizia stradale, la condotta posta in essere dello stesso idonea a delineare una inosservanza dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza di cui ogni dipendente pubblico deve attenersi. Cioè stanno citando il fatto per cui loro sono obbligati a dire ai cittadini, in qualsiasi loro veste, in qualsiasi momento, a dire ai cittadini come devono difendersi per avere giustizia. Oltre che la violazione dell'obbligo di astenersi e sussistenza in capo ai medesimi dipendenti in caso di conflitto di interessi. Conflitto di interessi cosa? Sta dicendo al cittadino come deve difendersi, che è un conflitto di interessi. Sta in realtà agendo secondo i principi base dell'ordinamento giuridico. Le istituzioni esistono solo perché esiste l'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico esiste perché la legge non la mette in ignoranza. Perché se la legge la mettesse in ignoranza, che giustizia si potrebbe avere? Io sono ignorante. Che ne so? Picchio uno, ma sono ignorante. Passo col rosso, ma sono ignorante. La legge non ammette ignoranza. Ma questo non vuol dire una cosa punitiva. Vuol dire che lo Stato deve al massimo livello educare e diciamo rendere dotti i cittadini delle normative. Comunque vi leggo solo la parte più pazzesca, per cui gli fanno un procedimento disciplinare. Sostanzialmente loro dicono che questa mina il ciclo produttivo sostanzialmente, perché citano l'articolo 2105 del codice civile che prevede tra gli obblighi del prestatore di lavoro, loro vengono inquadrati nel 2105 secondo questa delirante interpretazione, della fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio di terzi, quali affari? Stai dando delle informazioni. È semplicissimo, in concorrenza quello che facciamo è se fosse un'azienda privata, invece noi lavoriamo per il pubblico, loro non devono pensare in introiti in quanto profitto, ma eventualmente una sanzione, una indicazione di rispettare la legge, altrimenti paghi di conseguenza una sanzione, in questo caso pecuniaria. Loro invece fanno questa strana commistione tra azienda privata che deve far profitto e indicando le modalità di ricorso ad una sanzione, noi potremmo dar fastidio per impedire un profitto al Comune di Milano. E quindi c'è questo pasticcio che sta venendo fuori che dovrebbe essere risolto tranquillamente nelle opportune sedi, poi va a sapere. Ma loro dicono anche che voi avete l'obbligo di trasparenza, imparzialità, correttezza, che ce l'ha qualsiasi dipendente pubblico, lo stesso scrivente, il comandante qua dei vigili, a questi obblighi. Non posso dichiarare che per fare cassa. Ma se te le fanno sulle strisce gialle che non possono farle.
deve fatela un vigile, non te la può fare l'ATM sulla striscia gialla. Esatto, gli usuari della sosta lavorano praticamente per ATM, loro sanzionano soltanto spazi autobus e strisce blu essenzialmente, anche perché l'appalto a Milano in linea di massima prevede questo, quando le fanno mettiamo sul marciapiede, come è successo, è totalmente al di fuori della loro peculiarità. Quindi... Comunque esatto. Claudio, loro addirittura sono così paradossali e orwelliani che ti vengono a citare l'articolo 57 del contratto collettivo. Dice, ribadisce le stesse regole, il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica. Servire la Repubblica vuol dire la legge non ammette ignoranza, la legge non ammette ignoranza vuol dire devi informare il cittadino. Con impegno e responsabilità e di rispettare i principi del buon andamento e imparzialità, no? Queste sono tutte cose derivanti dalle leggi sul pubblico impiego. Imparzialità... Ma sì, assolutamente. Sì, ma io dico che se un giudice... Se un... E sì, i procedimenti disciplinari sono ancora in atto, sì. Nel mio caso uno è terminato, nel caso del presidente dell'associazione è scattato questo che sarà il secondo o terzo, adesso non mi ricordo. Quindi siamo abbastanza abituati. Quando siete nati voi? Eh? In che anno siete nati? Un'associazione. Mi sembra 2016, ormai dovremmo essere partiti là, perché 2014 le basi, poi nel 2016 siamo usciti pubblicamente. Tutti. Adesso si sono divisi in due, poi c'è il ramo sindacale e il ramo per i cittadini. Che in realtà è un po' la stessa cosa, però adesso stiamo parlando di sanzioni al codice della strada, però seguiamo cause di lavoro di qualunque tipo. Per esempio adesso stiamo seguendo una società molto un po' singolare che ha vinto un subappalto della TM, e gli forniscono in pratica loro sono i carristi del comune di Milano, che tra un po' seguirà lui probabilmente, e praticamente questa società non tratta benissimo i lavoratori, e noi siamo intervenuti a gamba tesa per contenere i danni e fargli dare tutta una serie di arretrati, e ce la dovremmo fare se tutto va bene. Vogliamo dirla tutta? La cosa interessante nel dirla tutta è che, per esempio, la cosa buffa in questo caso, per vedere come funziona il sistema, l'ATM ha vinto l'appalto per rimuovere le auto con i caratrezzi, ma l'ATM non ha caratrezzi. E questa è la cosa buffa di tutta la questione. Utilizza questi subappalti per le rimozioni. Adesso io immagino che legge lo consenta, ma non ho ben capito come. Ma la gara è... No, sicuramente c'è, no, è troppo grosso una cosa del genere. La TM non è un'aziendina, è un'azienda che può competere, è un player a livello europeo, non è un'aziendina, quindi se hanno fatto è perché c'è qualcosa che loro hanno potuto utilizzare, però per dirvi un po' la situazione in cui ci troviamo per dare assistenza. Comunque, agli iscritti. Per dirla tutta, sono 30 dipendenti di questi carristi, diciamo. Si erano iscritti in 15 all'associazione... all'ADP, e gli altri 15 invece erano iscritti alla CISL. È successo che il datore di lavoro ha cominciato a fare mobbing agli iscritti vostri e a leccare il culo agli iscritti della CISL. Tanto è vero che alla fine ha dimezzato i vostri iscritti e li ha fatti iscrivere alla CISL. Sì, ma non è un problema questo, il problema è che riusciamo a risolvere a livello anche penale, se necessario, i problemi che hanno i nostri iscritti, che dovrebbero comunque poi riversarsi come soluzioni anche nei confronti di tutti gli altri, che in realtà non si rendono conto comunque, che ci rimettono chiudiamo comunque. Claudio, che stiamo sforando. Assolutamente. Io penso che qualsiasi magistrato giudicante dovesse leggere che il comandante dei vigili vi cita l'articolo 2105 sugli imprenditori. Sì, le sentenze, sì, prima sentenza, si rotolerebbe dalle risate. Comunque, il succo del discorso è, se siete interessati anche solo per informazioni, un nostro terminale ormai è lui, quindi per qualunque necessità, oggi o in futuro, potete usarlo tranquillamente come riferimento, perché ormai Max è persona più che conosciuta, e eventualmente ci vediamo in sede o dove volete per spiegarvi eventualmente se possiamo darvi assistenza per qualcuno. Vabbè, di il nome del sito? Ma in questo la caso sede, DPL dov'è? Lazio, però forse mi dare in questo caso il tuo contatto WhatsApp per iniziare. Vabbè, la sede è via Palmieri 47. Via Palmieri 47. Esattamente. Via Palmieri 47 Milano. Né più né meno.